Offerta per il cartellino di Arturo Vidal, subito accettiamo. Secondo me 110 si può fare perché c'ha il contratto in scadenza. Si parte, non si capisce niente perché siamo tutti rossi, ma va bene così. Hai bisogno di giochi? Ne abbiamo un sacco. Usa il codice SEMPI per sconti pazzeschi. Solo su Eneba, tutti i link in descrizione. Tutto vero signori, carriera allenatore con Martin Satriano. Allenatore o giocatore ragazzi, questa carriera è quella che mi avete chiesto in tantissimi. Portare la carriera di un giovane, non solo di una ex promessa, ma di un giovane. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale altra carriera vorreste vedere. Guardate questo video fino in fondo perché facciamo veramente di tutto. Veramente di tutto ragazzi. Mi raccomando, seguitemi nel link in descrizione su Twitch. Scaricatevi tutti i giochi, soprattutto FIFA 22, su Eneba, mi raccomando, perché costa di meno. Link in descrizione anche per queste magliette. Tutti i link sono importanti, quindi guardate. Ci vediamo stasera su Twitch, seguitemi, mi raccomando. Grazie a tutti e buona visione. Siamo Martin Satriano su FIFA 22 ragazzi, guardate che bello, Satrianino, l'allenatore Satrianino ragazzi, guardate che bello, quanto è bello col baffetto, bello, l'ho fatto bello però stavolta mi sono superato, l'ho fatto proprio bello. Si chiama Martino Satrianino, l'ho chiamato allenatore giustamente perché oggi andremo ad allenare Martin Satriano ragazzi, giocatore dell'Inter, 16 anni per lui ragazzi, eccolo qui, Martin, identico, veramente identico, Martin Satriano, numero 48, il suo numero ragazzi, il suo numero, il suo fottuto numero. Ovviamente ragazzi, per allenarlo al meglio deve giocare e quindi dobbiamo fare fuori qualche giovanotto in attacco. E per giovanotto ragazzi intendo Edin Dzeko. Io sogno la coppia ragazzi, Martinez con Satriano ragazzi. Vediamo se riusciamo a farlo giocare, magari il primo anno gli facciamo, che dite? Il primo anno magari una panchina, che dite chat? Una panchina il primo anno? Sì, il primo anno ci può stare un po' di panchina, no? A brosa, come sempre ragazzi, andiamo a vedere di fare una mini rebuild con l'Inter per un po' di anni. Poi ovviamente lasceremo l'Inter, andiamo in qualche altra squadra con Martin Satriano e direi di tenere Handanovic per il momento. Blocchiamo le offerte, Kolarov possiamo anche venderlo, Skriniar ragazzi blocco le offerte, Van Aanzen raga direi di richiamarlo sì, perché poi ci vendiamo Ranocchia, ci vendiamo D'Ambrosio ragazzi, il valore affettivo raga su D'Ambrosio è normale che sia altissimo, guardate perfetto di D'Ambrosio, però ragazzi devo per forza venderlo. Mi servono un po' di cash. Blocchiamo l'offerta per Bastoni, per De Vrij ragazzi, Skriniar l'ho già fatto, Denzel Dumfries bello titolare, blocchiamo le offerte. Darmian proviamo a venderlo, Brozovic ragazzi 28 anni lo proviamo a vendere, Gagliardini proviamo a venderlo, Vecino proviamo a venderlo, Perisic proviamo a venderlo. Una mini rebuild di Marco ragazzi, non giocherò con questo modulo quindi lo posso vendere. Dalbert lo lasciamo via, Vidal proviamo a venderlo. Io direi di cambiare il modulo, voglio cambiare modulo, so che vado a toccare il 4 il 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma devo andare un attimo a spostarlo perché voglio fare il mio 4-3 offensivo per cambiare un po' la squadra. Qui ci metterei, allora Brozzo non lo posso spostare qui. Allora qua ci metterei un bel se mi permettete un bel, se lo trovo ragazzi, che non lo trovo, dove cavolo caspiterino è, non lo vedo, eccolo qua, un bel Tuco Correa qui. ATT direi Lautaro Martinez, spostiamo, cambiamo le ali, a destra Denzel Dumfries, a spingere De Vrij con Skriniar, primo panchinaro Bastoni, sinistra c'è Di Marco ma possiamo anche cambiare, mi servono due ali, forse uno al posto di Brozzo, cioè adesso vediamo ragazzi, vediamo. Offerta per il cartellino di Arturo Vidal, subito accettiamolo, Vecino subito accettiamo raga, c'è anche Colidio Facundo. Ehi, fermo lì, fermo lì. Guarda qualche magliettina bella, questa qua è del Paris Saint Germain, nuova stagione appena iniziata ragazzi, di Neymar Junior. Me l'hanno inviata i ragazzi che trovate in descrizione, link in descrizione, usate il codice SEMPI, prendete queste maglie ragazzi, perché con poco più di 20 euro la pigliate, ve la portate a casa, veramente velocissimi e perfette ragazzi, sono maglie perfette, repliche perfette ragazzi, link in descrizione mi raccomando. Teo Darmian ci posso stare, Van Aanzen ci posso stare, Brozovic te lo rifiuto, Di Marco ci posso stare, Vecino ci posso stare. Molto bene. Non deve rubare, non dobbiamo rubare il posto a Satriano, deve giocare Satriano, deve crescere un po' Satriano. La rosa, un 65-90, lo andiamo a prendere subito con il nostro talentuoso allenatore, eccolo qui. Allora, 52, ti offro 60 perché mi chiamo Martino io, e quindi ti offro 60. Reguillon, 65 più 5 per... va bene, ci sto. Andiamo con Martino a prenderci pure Heung-min Son. 130, 140 ci posso stare, 140 ci sto, vediamo cosa dicono.
180 più 5 contro offerta di negozia. Mi posso alzare a 160 se vuoi, bro. 160 Martino te li dà. Per Yeominson, ragazzi. 165. Accettiamo. Adesso facciamoci un bel grimaldino. No, no, devo dare almeno 30 più Geco. Vediamo che dico. Rifiutano sicuro. Oddio, ci sta. Lo vogliono Geco, raga, incredibile. Attenzione, colpo di scena, rinegozia. Ci stanno per Geco, raga. 40 più Geco, raga, colpo. Colpo, ragazzi, colpo. Io direi che possiamo partire con la stagione, con la season. Tra un paio di settimane spostiamo gli altri due. Persa la Supercoppa, ma non importa, deve giocare Martin Satriano. Magari facciamo un paio di stagioni all'Inter e dopo ci spostiamo in una squadra che ci fa giocare. Che bella squadretta, ragazzi. Ma che bella squadretta. Son Martinez Marez. Bella, bella, bella. Ma prima ci dovrebbe essere l'upgrade di Satriano. Tipo qua, più o meno, ci dovrebbe essere l'upgrade di Satriano dopo 13 settimane. E poi gli facciamo fare un altro piano di crescita. Comunque la squadra sta giocando bene. Vedo ottimi margini di miglioramento. Spero che Correa possa crescere ancora di più, ragazzi. Bene, vediamo Martin Satriano come è messo. Se è cresciuto il Martin. Brozovic spostato, perfetto. Bravo Brozovic. CC Brozzo 84, ci sto. Fatemi un attimo vedere Martino come sta andando. Martino, per favore. Martino 79. Martino 79. Allora, piano di crescita per Martino 79. Mi piace. Gli farei, ragazzi, un bel piede debole. Un bel piede debole. E lo facciamo diventare 80, ragazzi. Cresce troppo. Così, bene così. Un po' di partite secondo me le sta anche giocando. Che ci facciamo con 43 milioni, chat? Bella domanda. Proviamo ad andare avanti. Dobbiamo fare un po' di mercato qua a gennaio per cambiare il portiere. Altrimenti alla prossima stagione. Marcelo Brozovic, 50 milioni cash. Arriva un'offerta importante per Marcelo. Questo ci permetterebbe, ha già 29 anni. Questo ci permetterebbe di andare a prendere vabbè, 50 milioni, sono tanti 50 milioni cash, ragazzi. Tanto si può chiedere fino a 68. Vediamo che succede se ne chiedo tipo 65. Proviamo a 65. Vediamo che dico. Scappano, meglio così, almeno sappiamo cosa dobbiamo fare. Contattiamo. Dai che a 40 si porta a casa. Dai che a 40 si porta a casa Alessio Cragna, ragazzi. Ciao Gigi Sium, ciao Riccardo. 40 per Andanovic e si porta a casa Alessio Cragno, chat. Abbiamo bisogno di far giocare Martin Satriano. Finiamo questa prima stagione così, con Martin Satriano ancora all'Inter. E vediamo se alla fine arrivano delle offerte, se arriveranno delle offerte. Veramente, veramente bene. Quanti gol ha fatto secondo voi Martin Satriano, che è 80 a 17 anni, ragazzi? Martin Satriano, punta dell'Inter, ragazzi. 6-5-4-2. Io sarei contento se avesse fatto 3, però secondo me non li ha fatti. Vediamo un attimo, statistiche. 2 gol e 2 assist su 25 partite giocate. Certo che faccio video su YouTube, Rosario, assolutamente. Milinkovic con la maglia del Barça, ragazzi. E Mohamed Salah, ci possono stare. Contate per acquistare. Sa, questi raga quando insistono così, mamma. Ok, ci stanno, bravo Coman. Mohamed Salah, contiamo. In teoria sui 110 lo possiamo prendere, secondo me. Secondo me 110 si può fare perché c'ha il contratto di scadenza. Infatti ci sta subito quello. Satrianino 81, ragazzi, che bello che sei. Piano di crescita. Adesso dobbiamo crescere. Adesso Satrianino mi serve l'upgrade, quello decisivo. Forma pessima però. Allora già a gennaio, se arriva qualche offerta, possiamo anche provare ad accettarlo. Lo metto in vendita, secondo voi è meglio? Offerta per il trasferimento, attenzione. Martin Satriano alla Lazio. Con Ciro Immobile. Mi sa che siamo di nuovo lì. Ciao Carlen. Direi di no, perché siamo messi come all'Inter, ragazzi. Un Ciro Immobile. Villarreal FC. Villarreal CF in realtà. Che ve ne pare del Villarreal, ragazzi? Potremmo giocare la Villarreal, secondo voi, in Spagna? Vi piace? Ma no, cerchiamo subito. Tutti sì sono. Possiamo andare a dominare il Portogallo. Possiamo andare a dominarlo. Andiamo a fine anno. Satriano, diciamo un'annata un po' no questa, perché in forma pessima. L'Inter comunque ha vinto il campionato. Oddio, Atletico Bilbao. Ah, però ho rifiutato ormai. Beh, mi piace il Monaco. A me piace, mi attira il Monaco. Mi attira al Monaco. Io accetterei l'offerta. Vediamo che succede al Monaco. Attenzione, ragazzi. Mbappé. Potrebbe essere lui. Il nuovo Mbappé, ragazzi. Satriano. Anche l'Arsenal su Satriano. Anche l'Arsenal su Satriano, ragazzi. Satriano venduto.
colpo di scena, chat, Satriano è stato venduto alla AS Monaco, ragazzi. Ok, mi piace, chat. 81 Diletta Leotta, ce l'abbiamo, Diletta Leotta 81. CDC, ok. Porto i più forti, raga. Provo a portare i più forti. Portiere di riserva che non si sa mai. Perché le fan sempre così le squadre, non capisco. Che dite, chat? Che dite? Caio c'è sopra. Ciao Son, grazie per il follow. C'è anche Chic, ma Chic, questi ragazzi li vendiamo. Subito da vendere questi. Immediatamente da vendere, chat. E andiamo avanti, chat. Andiamo a gennaio a vedere se Satriano gioca un po' di più. Abbiamo anche l'Inter in Champions. 7 gol. 15 Prische, non credo proprio. Grande Prische. 3. Contratto di scadenza, devo rinnovare. 3, 2, 1. Il nostro numero 9, Martin Satriano. Oh, 11 gol e 3 assist. Grande Martin Satriano. Satriano capitano, rinnovato il contratto. Andiamo a fine anno e vediamo che succede. Vediamo che è successo a Martin. 23 gol. Non ci avete preso. Adesso questo che stiamo per fare è il quarto anno. Io sono pronto. Sono pronto. Voglio l'83. Voglio l'83, chat. Voglio l'83 a fine anno. Andiamo a gennaio. Ci siamo. 3, 2, 1. E sono 8 gol e 0 assist. Però sta crescendo tanto a livello di carriera. Sta veramente diventando più forte di overall. E questo ci fa bene. Non tutte le stagioni può fare sempre meglio, ovviamente. 17 gol e 5 assist per un totale di 22. Non male. 17 gol non male, ma è 83. E questo ci interessa particolarmente. Eccola la prima offerta. Ed è subito un'offertona, chat. Ed è subito un'offertona, chat. Attenzione, attenzione. Satriano al Real Madrid per il salto definitivo di qualità. Proviamoci. Tutto nelle mani loro. È trattativa interrotta. Mi sa che Satriano è saltato al Real Madrid. Peccato. Da Satriano all'Atletico Madrid, ragazzi. Satriano è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, signori. Raga, non riesco a prenderlo. 115, 153. Provo a dare dentro Perez, ma secondo me non me lo danno. Io ci voglio provare, ma con tutta la buona volontà che ho. 120, ci sto. Ci sto, chat. Questa è la storia. Delete. Ouar Arthur, Lemar Rafinha, De Bruyne, Felix e Satriano. Una squadra veramente forte. Tra due settimane Kevin De Bruyne è un COC ufficialmente. Tra poco Satriano dovrebbe diventare 85. Andiamo a metà anno e vediamo che succede, chat. Semifinale Supercoppa di Spagna. Satriano ancora 84, Felix 92. Vediamo se sta giocando Satriano. Mi serve sapere se sta giocando, chat. Satriano 12 partite e 3 gol. Sta ancora, sta giocando Richarlison. Devo assolutamente vendere Richarlison, chat. Eccola qui. Eccola qui. Accetta subito l'offerta. Ma a fine anno, prima stagione, vediamo come va. Con Martin Satriano titolare ufficialmente, non ci sono più attaccanti, c'è solo lui. Mamma mia, ed è finale con il Manchester United. Colpo di scena, chat. Manchester United. Si parte, non si capisce niente perché siamo tutti rossi. Ma va bene così. Chi al Manchester? Perini in porta. Wan-Bissaka, Stones, Kimpembe, segna Bruno Fernandes, ragazzi. Occhio ragazzi, al loro Rashford che salta tutti. Sono fortissimi loro davanti, sono veramente forti. E ci bucano ancora con Bruno Fernandes. Se al 65 si entra. In controllo. A 34 anni quasi. Sì, sì Satriano, in mezzo a due. Martin Satriano! Con il destro! Come si è liberato! Martin Satriano! Si presa. Guarda Satriano dall'altra parte. Bellissima palla per Joe Felix che può andare. 92 Joe Felix. Felix dentro. Satriano è libero. Servito col destro, Martin Satriano, De Bruyne dall'altra parte, c'è Rafinha, Rafinha con il destro, Rafinha non sbaglia e siamo 2-2. Cosa ha fatto Martin Satriano? Pazzesche qualità di questo giovane ragazzo. Sancho, Jadon, Jadon Sancho in aria, Sancho, ma che scivolata di Varane. Vale con Bembe, Borol, 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 sinistro, ancora sinistro di Felix. Sfinito, anche Felix ora, Satriano in qualche modo la recupera. Lemar, dentro, Satriano, col sinistro. Satriano lo voglio come quinto, va bene come quinto. Rashford, Ronaldo, mamma mia che scelta che hanno davanti. Occhio do Black, la prima, contro Rashford, sbaglia. Rashford ha sbagliato, Joe Felix. Felix, non farmi nulla, non farmi nulla.
non farmi nulla di sbagliato, Felix. Non farmi nulla. Come trema, come tremo! Ma non sbaglia, Felix. Lautaro! Tremato tantissimo della prova. Occhio al Sium Ronaldo. Sium Ronaldo, presa! 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 Kevin De Bruyne, non sbagliarmelo. Kevin, non sbagliarmelo. Botta sicura, Kevin. No, ha sbagliato di Kevin. Vabbè, ci può stare, un errore ci può stare. Occhio a Garner. Garner, oh, Black, non ci arriva. Va bene. Va bene, comunque siamo avanti. Rafinha. Rafinha, non sbagliarmelo, Rafi. Rafi, non sbagliarmelo. Mettimelo là, Rafi. Mettimelo là, imprendibile. Imprendibile, sotto al 7. Ok, Jadon Sancho. Jadon Sancho fa lo scavetto. Ma siamo ancora avanti. Owar. 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 Mi raccomando, War. Mi raccomando, War. Mi raccomando, lassù. Lassù, War, imprendibile. Imprendibile. E ora se lo para. Se lo para, fa festa senza il tiro di Satriano. Si fa festa senza il tiro di Satriano. Ma da una parte c'è un cucù. Un cucù. Un cucù non sbaglia. E allora, ragazzi, questo Superin è il rigore decisivo. Vado al dischetto, Martin Satriano. Stanno pregando i tifosi dell'Atletico. Martin Satriano contro Perin. Satriano, ti prego. Satriano lassù. Mira bene lassù, Satriano. Mira bene lassù. Martin Satriano! L'Atletico è campione d'Europa. L'Atletico è campione d'Europa con il gol di Martin Satriano. Questa Champions League di Martin Satriano, la prima in carriera, 85 di overall. Con questo super Atletico è campione d'Europa, campione d'Europa, campione d'Europa. Martin Satriano, guarda che bella questa coppa. Che bella che è Satriano questa coppa. Troppo bella. Troppo bella veramente. Io vi saluto così, ragazzi. Grazie mille a tutti per la visione di questo video. Scrivetemi nei commenti con quale altro giocatore dovrei fare queste carriere. Satriano si gode questa coppa e se la porta a casa, secondo me fa pure la foto a letto come Lewandowski, perché è troppo contento. Ci vediamo nei prossimi giorni con i nuovi video, sempre su FIFA 22. Grazie a tutti, ragazzi, per la visione.